gloria a Dio. Oggi esamineremo appunto un altro salmo che fa parte di quel gruppo di salmi dei pellegrini o dei pellegrinaggi. In qualche modo in questi giorni stiamo anche noi percorrendo il nostro cammino verso la Gerusalemme e noi naturalmente parlando della Gerusalemme ci riferiamo alla città di Dio, per quanto ci riguarda la presenza di Dio, la gloria di Dio, noi stiamo parlando di una Gerusalemme spirituale. Noi siamo in cammino, abbiamo una meta davanti e sappiamo che la raggiungeremo. Vogliamo rallegrarci al pensiero di quando saremo con il Signore, regneremo con Lui per tutta l'eternità. Il Salmo che oggi considereremo, o meglio, inizieremo a considerare, è il Salmo 124. Domani avremo modo di completare la meditazione, la breve meditazione che riguarda questo Salmo, ma voglio leggere ancora questo salmo per intero. È scritto: se il Signore non fosse stato in nostro favore, lo dica pure Israele, se il Signore non fosse stato in nostro favore quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra. Allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto sia il Signore, che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio del cacciatore. Il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Gloria a Dio. Vedete, questo salmo mette in evidenza una realtà. Una realtà che voglio introdurre con una domanda. Se il Signore non fosse intervenuto nella tua vita, caro fratello, cara sorella, che stai ascoltando, dove saresti ora? Dove saresti ora? E un po' è questa la domanda che si pone il salmista. Il salmista dice proprio questo. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe accaduto? Ma lui dà anche delle risposte. Noi possiamo anche in qualche modo pensare un attimo, ipotizzare. Se non avessimo conosciuto il Signore, non avessimo realizzato la grazia di Dio, se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, dove ci troveremmo ora? Noi possiamo ora ringraziare il Signore perché il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Ha provveduto per la nostra vita, per le nostre famiglie, ci ha fortificato, ha risposto alle nostre preghiere, ci ha dato speranza e vita eterna. Dio ha fatto cose grandi per noi, perché è stato per noi, perché si è preso cura di noi. È un salmo, quello che abbiamo dinanzi, di liberazione. In poche parole è un salmo che mette in evidenza la gioia, il privilegio, la peculiarità di vedere Dio dalla nostra parte. Se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, non avremmo avuto nessuna speranza. Questo è quello che vogliamo considerare, quello che il salmista in questa occasione mette in evidenza. In ogni aspetto della nostra vita, Dio è stato al lavoro. E proprio quando ci sembrava probabilmente che si fosse distratto, questo magari era l'impressione che potevamo avere, proprio lì, in quel momento, il Signore stava operando meravigliosamente nella nostra vita e per la nostra vita. Non siamo disperati perché sappiamo che Dio è per noi, che Dio è con noi. Quindi come figli di Dio possiamo vivere sereni perché Dio veglia su di noi. Ma ancora, se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, non avremmo avuto nessuna liberazione. Io credo che molti di noi possono ringraziare il Signore per le tante liberazioni che hanno avuto. Continuamente il credente si trova a lottare e la nostra lotta è varia. Lottiamo molte volte contro il diavolo, lottiamo contro il peccato, contro la tentazione, lottiamo anche contro il nostro vecchio io che cerca di emergere, di riemergere. E molte cose che facciamo, molte lotte che abbiamo, dobbiamo ritenere, dobbiamo dichiarare che le vinciamo, le superiamo perché il Signore è dalla nostra parte.
Qui in questo caso, nel caso del nostro salmo, il salmista è molto espressivo e addirittura lui dice cosa sarebbe accaduto se il Signore non fosse stato, non sarebbe stato con noi. Dice: ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Hai incontrato mai qualcuno così furioso contro di te? Che avrebbe voluto inghiottirti vivo e ci sarebbe riuscito se il Signore non fosse intervenuto. Ma noi ringraziamo il Signore perché Egli è arrivato in tempo, ci ha tirati fuori da quella situazione e ci ha dato libertà, speranza, vita eterna. Dio è dalla nostra parte e nessuno ci inghiottirà. Caro figlio di Dio, caro fratello, cara sorella, Dio è dalla tua parte, nessuno ti inghiottirà. Anzi, Gesù fa una promessa, dice che nessuno ti rapirà dalla sua mano. Dio è dalla nostra parte. Se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, non avremmo avuto speranza. Se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, non avremmo avuto liberazione. Ma ancora il salmista qui fa trasparire un'altra realtà. E cioè, se il Signore non fosse stato dalla nostra parte, non avremmo superato la prova. Molti di noi, tutti quanti noi, dobbiamo affrontare e affronteremo delle prove. Quante volte nelle prove sembrava che non ce l'avremmo proprio fatta, ma poi il Signore è intervenuto e abbiamo superato la prova. Siamo risultati vittoriosi e la nostra vittoria naturalmente non era da attribuire alle nostre capacità o al nostro modo di essere, di pensare, di fare, ma unicamente abbiamo dovuto dichiarare che è stata una grazia dell'Eterno se non siamo stati interamente distrutti. Gloria a Dio, il Signore è dalla nostra parte. Immagina cosa sarebbe accaduto, successo, se Dio non fosse stato per noi, se non fosse stato dalla tua parte, se non fosse stato dalla nostra parte. Se il Signore non fosse stato con noi, se non avessimo potuto contare sull'aiuto di Dio, come dice qui il salmista, le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra, ma questo non è accaduto, questo non è successo, perché Dio si è schierato dalla nostra parte. Dio è stato con noi e colui che ha iniziato in noi un'opera buona la porterà a compimento. Oh, noi possiamo contare ogni giorno sull'aiuto di Dio, sul sostegno di Dio. Gloria a Dio, Egli è stato con noi, Egli sarà con noi, Egli non ci lascia e non ci abbandona. Oh, abbiamo dinanzi a noi un giorno di vita, un giorno di grazia, del tempo che il Signore ancora ci concede. Vogliamo viverlo con la consapevolezza che Egli è il nostro aiuto, è il nostro sostegno, è il nostro aiuto, Egli è dalla nostra parte. E mentre consideriamo questo, dobbiamo renderci conto di essere privilegiati. Siamo privilegiati perché possiamo contare su Dio, su colui che si schiera dalla nostra parte, su colui che è per noi, su colui che è con noi. Noi siamo figli di Dio, preziosi, ritenuti come la sua pupilla. Quindi qualsiasi cosa dovrai affrontare, qualsiasi montagna dovrai superare, qualsiasi nemico dovrai affrontare, ricordati, non lo farai da solo. Dio è con te. Certo, se non fosse stato con te sarebbe stato il disastro, ma il disastro non è avvenuto perché Dio si schiera dalla tua parte. Quindi non sei solo. Non sei abbandonato, liberati dai tuoi incubi e realizza i tuoi sogni alla gloria di Dio. E questo è possibile perché il Signore è il tuo aiuto, è colui che ti protegge, è colui che ti sostiene ed è colui che ti darà una potente liberazione. Dio ti benedica.